Ancora scosse in Emilia, 17 morti il bilancio, 15.000 gli sfollati, 3.000 solo a Crevalcore. Il governo decide un rincaro di 2 centesimi dei carburanti per la ricostruzione e il rinvio dei versamenti fiscali per le popolazioni terremotate. Scuole chiuse a Bologna anche domani e venerdì, lo ha deciso il comune per la necessità del massimo rigore, spiega il sindaco Merola, nei controlli e nella tutela dell'incolumità dei bambini e dei lavoratori. Un centinaio di anziani non autosufficienti sfollati da Crevalcore e altre zone terremotate sono stati accolti nella residenza Parco Navilli di Bologna. ETG la testimonianza degli operatori e del sindaco della cittadina. A Bologna città i danni sono limitati, ma crepe e lesioni sono ben visibili in molti edifici. Resta chiuso l'accesso alle chiese di San Petronio, San Pietro, San Francesco e San Luca, inagibili anche alcune sedi di quartieri. Cerimonia del 2 giugno all'insegna della massima sobrietà e senza la consegna di attestati, lo ha deciso il prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia, in serata concerto con raccolta di fondi per i terremotati. Buonasera e benvenuti a ETG Bologna. Dunque l'Emilia continua a tremare, anche oggi ci sono state un centinaio di nuove scosse nelle zone già martoriate dal sisma, praticamente una ogni quarto d'ora, ogni 10 minuti. Il bilancio delle vittime è salito a 17 con il ritrovamento del corpo senza vita di uno dei dispersi questa mattina a Medolla, nel Modenese. Gli sfollati hanno raggiunto ormai quota 15.000 e solo a Crevalcore, il più colpito dei comuni della provincia di Bologna, sono circa 3.000. Un dramma che colpisce anche l'economia. I sindacati parlano di 3.500 imprese ferme e 20.000 lavoratori senza impiego. Poi ci sono i danni enormi all'agricoltura. Continua intanto il lavoro dei soccorritori, arrivano le prime decisioni della politica per fronteggiare anche il dopo emergenza. Oggi il Consiglio dei Ministri ha deciso di aumentare di 2 centesimi le accise sui carburanti già da domani e fino a dicembre 2012, una scelta che sta già scatenando inevitabili polemiche. Il governo ha stabilito anche un rinvio dei versamenti fiscali e contributivi per le popolazioni terremotate e una deroga del patto di stabilità entro un limite che deve essere definito. Aiuti arriveranno anche da Bruxelles, come ha assicurato il presidente della Commissione Barroso, parlando in italiano al termine della riunione settimanale. L'Europa, ha detto Barroso, è pronta ad aiutare concretamente l'Italia a far fronte ai danni del terremoto, proclamato anche il lutto nazionale per lunedì 4 giugno. E il comune di Bologna tiene chiuse le scuole altri 2 giorni a causa del sisma. Lo ha deciso nel tardo pomeriggio di oggi il sindaco Virginio Merola con un'ordinanza. In sostanza le scuole riapriranno solo lunedì prossimo, visto che sabato è il 2 giugno ed è festa nazionale. La decisione del comune è stata presa per la necessità del massimo rigore, spiega lo stesso sindaco Merola, nei controlli e nella tutela dell'incolumità dei bambini e dei lavoratori. Il provvedimento non riguarda le scuole private, paritarie e non. Il Comune di Bologna invita pertanto i gestori, in quanto responsabili delle strutture, ad effettuare tutte le verifiche necessarie a garantire la sicurezza delle persone prima dell'eventuale ripresa delle attività. Il sindaco Merola invita anche in particolare tutti i datori di lavoro affinché in questi giorni tengano un atteggiamento di massima disponibilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori per consentire loro una più semplice conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. E scuole chiuse ovviamente anche a Crevalcore e Pieve di Cento. Domani riaprono invece le scuole nei comuni di San Lazzaro e San Giovanni in Persiceto. Riapre domani anche l'Università di Bologna dopo che i sopralluoghi fatti in tutte le strutture hanno dato esito negativo. E Crevalcore, come detto e come risaputo, è certamente il comune della provincia di Bologna più colpito dal sisma. Questa mattina, nel corso della nostra rassegna stampa, abbiamo sentito il sindaco del comune, Claudio Broglia. Sentiamo allora l'intervista di Giuseppe Pilloni. Noi siamo un comune che, soprattutto con la scossa di ieri, ha subito danni ingentissimi al patrimonio pubblico e privato e poi ci ha fatto ripiombare tutti nella paura, insomma. Ecco, facciamo una stima dei danni di Crevalcore. Non riesco più perché se la settimana scorsa dicevo tra i 35 e i 40 milioni del patrimonio pubblico, senza calcolare 40-50 alloggi dei privati, oggi abbiamo tutto il centro storico zona rossa, quindi tutto il centro storico per noi vuol dire circa 700 abitazioni e circa 2.000 abitanti, più tutto quello che rimane al di fuori, quindi
È davvero una somma che si fa fatica a calcolare. Poi non tutti gli edifici sono lesionati allo stesso modo, ma ce ne sono di quelli molto lesionati, di quelli meno, ma sta di fatto che c'è un'ineggibilità molto elevata in tutto il centro storico. Senti, gli sfollati quanti sono? Gli sfollati che in realtà ancora li stiamo censendo, perché appunto abbiamo tutto il centro storico che è tecnicamente sfollato, però molti hanno già trovato una soluzione in maniera autonoma. Diciamo che quelli che abbiamo gestito questa notte nel campi d'accoglienza, nelle cuccette letto messe a disposizione delle ferrovie e nella tendopoli che stiamo finendo di allestire, sono state circa 600-700 persone, ma c'è da aggiungercene migliaia che dormono in macchine, che hanno trovato una situazione per loro più confortevole nel dormire in macchina anziché venire nelle strutture, perché sono sempre più tranquilli, e quindi diciamo che l'ordine di grandezza siamo sui 3.000 sfollati. Senta, quindi quali sono stati gli edifici lesionati? Sono anche edifici costruiti recentemente? Ma guardi, in realtà nel mio territorio, se si riferisce per esempio ai capannoni produttivi, non abbiamo avuto segnalazioni importanti di crolli o di ineggibilità. È un po' trasversale, perché ci sono edifici monumentali, edifici storici, edifici costruiti negli anni 60-70. Adesso la gravità delle lesioni è tutta... Da stamattina abbiamo diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno partendo a tappeto a rifare di nuovo le verifiche, e squadre della protezione civile che devono ricompilare tutte le schede, che ovviamente non vanno più bene rispetto alla valutazione fatta qualche giorno fa, perché il nuovo sisma ha creato nuove crepe, nuove cose. Però in questo momento non farei un ragionamento su edifici recenti. Abbiamo per esempio un ponte che è del 2005, costruito dalle ferrovie per il raddoppio ferroviario, che ha subito importanti danni, ma abbiamo verificato sul posto che la violenza è stata inaudita, perché ci sono tutti i New Jersey laterali in calcestruzzo che sono ribaltati sulla sede stradale. Quindi ribaltare un New Jersey in calcestruzzo da terra vuol dire che quel ponte ha subito dei movimenti veramente enormi. E a Crevalcore, nella tarda serata di ieri, è arrivato il convoglio speciale di carrozze letto messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato, un riparo alternativo alle tende per i terremotati. Molta gente ha chiesto subito di poter salire sulle carrozze, in maggior parte famiglie di extracomunitari rimasti senza un riparo per la notte. Sentiamo. Sì, andiamo per dormire sul treno, perché la nostra casa non si può andare, abbiamo tutte paure. Dormirò dal treno, che ha i lettini che per sei. Non va bene, è inagibile proprio. La mia adesso ha delle fenditure che partono da sopra verso sotto, quella sua, e non lo so, sono andati via giù tante cose. C'è il tetto che cade a pezzi, anche mezzo cammino da me ho visto io che era giù, quindi è un problema adesso. Come trova questa soluzione qui in treno? Ottima, ringrazio tutti, perché veramente sono persone abbastanza efficienti, proprio molto 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 bravi, veramente un lavoro fatto bene, eccellente. Vedo che avete anche dei bambini con voi. Bambini sono della signora, eh sì. E il problema è di più per i bambini, che uno si preoccupa di più per i bambini, diciamo, ecco. La scossa è stata molto forte, siamo tutti impaurati, purtroppo è così, si è messi così. Sì, sono io con i miei due figli qui in treno per evitare che possa succedere qualcosa. Sì, oggi stanotte dormi qua. Lei e la sua famiglia? Sì, anche bimbo, anche famiglia, anche c'è tutti noi, tre famiglie, più di 20 persone. C'è bimba di un anno, di fine 5 anni, c'è molto. Non posso andare a casa, tutte le cose c'è a casa, adesso siamo quasi... C'è tutte le crepe, tutte le, come disastro, tutte le robe cadute, armadio, tutto. E tra gli sfollati ci sono anche molti anziani non autosufficienti che erano assistiti in case di accoglienza colpite e lesionate anch'esse dal terremoto. Molti sono stati accolti anche a Bologna presso la residenza Parco Navile della cooperativa sociale Cadiai. Ovviamente per ragioni di privacy non abbiamo potuto riprendere e avvicinare gli anziani degenti, ma abbiamo incontrato un responsabile. Sentiamo. Roberto Malaguti, alla residenza assistita Parco del Navile. Tanti anziani sono arrivati dalle zone terremotate. Che cosa è successo nelle ultime ore?
Nelle ultime ore abbiamo accolto 80 persone, tutte nella giornata di ieri, nel senso appena c'è stato il terremoto abbiamo cominciato a accogliere le persone fino a questa notte all'una e mezza. Quindi a tutti abbiamo cercato di dare l'assistenza di base, naturalmente offrendo prima di tutto rifocillandoli il pasto eccetera, perché erano persone che in particolare erano state all'aperto per parecchie ore, quindi il fatto di arrivare qui in un'atmosfera protetta è stato per loro il fatto più importante. Ecco, ricordiamo che parliamo appunto di persone non totalmente autosufficienti. No, anzi, sono anziani non autosufficienti, di età media piuttosto avanzata e con situazioni le più disparate, quindi persone allettate, persone che non so, hanno ossigenoterapia, persone che hanno l'alimentazione artificiale, insomma i quadri sono piuttosto complessi. Abbiamo visto poco fa in corso una riunione operativa, come vi state organizzando? Sì, ci stiamo riorganizzando in questo momento perché qua c'è la presenza di varie strutture, stiamo ospitando quindi varie strutture di vari territori, quindi con i vari livelli di coordinamento stiamo cercando di accordarci operativamente per erogare il servizio tutti insieme. Vi hanno detto per quanto tempo dovrete ospitare queste persone o per ora non c'è una scadenza? Al momento io non ho notizia di questo. Ed in questi giorni di emergenza anche ovviamente i centralini degli ospedali del territorio e dei pronto soccorso sono stati letteralmente presi d'assalto dalle telefonate, tantissime le chiamate, le richieste di intervento, ma facciamo il quadro della situazione nel servizio di Simona Iannessa. 400 emergenze nel giro delle convulse e movimentate 24 ore di ieri, 112 in più rispetto alla media di una giornata normale. Potenziato il personale in servizio alla centrale operativa di Bologna Soccorso e sulle ambulanze, raddoppiato anche il personale addetto a ricevere le telefonate al centralino del 118. È il quadro della task force messa in piedi dall'azienda USL di Bologna per aiutare la popolazione colpita dal sisma a fronteggiare la situazione di emergenza. A Crevalcore è operativo anche un gruppo di psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, infermieri ed educatori pronti a dare assistenza alle persone traumatizzate. Resta comunque molto alta l'apprensione tra la gente. Un dato che può essere interessante è che la percentuale dei traumi tra tutti i servizi non si è modificata di molto, più o meno siamo intorno al 25,8%, che è la percentuale usuale. Quindi, diciamo così, di elementi di inquadramento nei problemi provocati dalle scosse non ce ne sono. È vero che la gente è spaventata, insomma, per cui telefona anche per altre cose. Un consiglio che si può dare alle persone che ci stanno ascoltando in questo momento? Un consiglio. Diciamo, le situazioni sanitarie ovviamente devono essere segnalate immediatamente alle centrali operative. La descrizione di ciò che è accaduto all'operatore di centrale è utile per stabilire la griglia, diciamo così, di priorità, mentre per situazioni, diciamo così, che hanno un impatto sanitario minore, bisogna portare pazienza perché c'è una serie di interfacce con la protezione civile, con i campi e via dicendo da rispettare, quindi non è detto che la risposta sia immediata. E le scosse del terremoto non hanno risparmiato la città di Bologna, dove certamente i danni sono stati molto più lievi, infinitamente più lievi rispetto alle zone dell'epicentro, ma comunque diversi locali anche qui sono stati resi inagibili. Vediamo. I segni del terremoto sono visibili anche a Bologna, fortunatamente lontani anni luce dalla devastazione e dai tragici effetti riscontrati nei luoghi dell'epicentro, ma anche in città crepe e piccoli crolli generano preoccupazione. 10 le famiglie evacuate da questo stabile in via Saragozza 70, l'edificio è stato dichiarato inagibile. Inagibile anche la Basilica di San Francesco per il crollo di un cornicione all'interno. L'intera piazza è stata delimitata dalla Polizia Municipale e resa inagibile.
Chiusa precauzionalmente anche la cattedrale di San Pietro, la basilica di San Luca e quella di San Petronio. Sopralluoghi anche al conservatorio, già precedentemente lesionato. Verifiche in diversi uffici e locali in via Marconi, all'altezza dell'incrocio con via Rivareno, dove si sono registrate crepe e distaccamento di intonaci. In mattinata, invece, sono stati evacuati diversi locali in due sedi di quartiere, al Borgo Panigale, con danni al sottotetto dell'URP, e al quartiere Santo Stefano, cui si riferiscono le immagini. È stata resa inagibile un'intera ala dell'edificio al Baraccano, a rischio anche il teatro. Gli edifici storici necessitano di una manutenzione ordinaria nel corso del tempo e purtroppo non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è un paese sismico e quindi vanno super controllati. Ora abbiamo ancora i tecnici qui, sono stati fino a ieri sera alle 9, sono stata insieme a loro, insieme al direttore di quartiere, stamattina è venuto anche il sindaco Merola a fare un sopralluogo con l'assessore Malagoli. Ci sono i tecnici attualmente che stanno verificando il teatro, perché sarebbe un peccato chiaramente chiudere il piccolo teatro del Baraccano, che è un gioiello, ma la sicurezza viene prima di tutto. Una celebrazione all'insegna della massima sobrietà, in linea con l'appello del presidente Napolitano. È questa la decisione del prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia. Per il 2 giugno rinviate a data da destinarsi la consegna degli attestati ai maestri del lavoro, delle medaglie d'onore ai militari e civili deportati ed internati nei lager e delle onorificenze. La cerimonia in Piazza Maggiore sarà limitata dopo la deposizione delle corone ai caduti, all'alzabandiera bandiera solenne, alla lettura dei messaggi e all'intervento del prefetto schieramento di militari, polizia, vigili del fuoco e volontari. Questo per permettere al personale di continuare l'opera di soccorso nei territori colpiti dal sisma. Infine il concerto in programma per la sera al Teatro Comunale di Bologna, d'intesa con il sindaco Virginio Merola, sarà dedicato ad un grande momento di solidarietà, occasione anche per una raccolta di fondi a favore delle popolazioni terremotate. E la Unipol Arena di Casalecchio di Reno sarà a disposizione della popolazione colpita dal sisma, lo hanno annunciato il comune di Casalecchio e il gruppo Sabatini. Sentiamo proprio Claudio Sabatini, il patron della Virtus. Beh, direi che è stata abbastanza spontanea e naturale, vedendo la grande problematica delle tende che anche ieri sera il presidente Errani ha manifestato. Mi è sembrato naturale mettere a disponibilità la nostra struttura. Questa mattina ho informato il sindaco Gamberini di Casalecchio, che ha dato disponibilità a collaborare con l'associazione di volontariato, e dopo di conseguenza ho dato comunicazione in prefettura e alla presidenza della regione Emilia-Romagna, che ritenga la struttura a totale disponibilità per eventuali sistemazioni. Anche perché ci sono anche docce, c'è anche una ristorazione. Assolutamente, ci sono da una parte, abbiamo la fortuna di avere sia docce che servizi, a fianco abbiamo tutta la parte di ristorazione dedicata solitamente agli uomini delle produzioni, dei concerti e degli eventi. E di là dal ponte, come sappiamo, c'è un centro commerciale e sempre nella nostra area un parcheggio con 1000 auto. Direi che la struttura direi che è naturalmente una struttura che ospita grandi eventi. Nel caso specifico, purtroppo, ecco, si può prestare sicuramente per ospitare quelle persone in questo momento che non hanno un punto di riferimento. Non perché siamo vicini, siamo anche tanto vicini anche fisicamente, purtroppo, no? Ecco, direi che mi è sembrata una decisione che è molto naturale da prendere. L'intervista era di Rita Mandini. Una prima ed approssimativa stima di danni sull'agricoltura parla di 500 milioni, devastate le stalle, le acetaie e le scaffalature di Parmigiano. Il punto nel servizio di Simona Iannessa. Sale di ora in ora il bilancio dei danni provocati dal terremoto tra le province di Bologna, Modena e Ferrara nel settore agroalimentare. Dai caseifici agli stabilimenti di lavorazione della frutta, dalle cantine alle acetaie di invecchiamento dell'aceto balsamico fino ai magazzini di stagionatura di grana e parmigiano. Ma anche case rurali, stalle, fienili devastati dal sisma con attrezzi e macchinari oggi non più utilizzabili. Infine animali morti o terrorizzati. È il quadro drammatico dipinto da Coldiretti Emilia-Romagna dell'intero settore agroalimentare all'indomani delle forti scosse che ieri hanno colpito un territorio già duramente messo alla prova nei giorni scorsi. Si parla di danni all'agricoltura per circa 500 milioni, ma il sospetto è che si tratti di una cifra approssimata per difetto e dunque sostanzialmente sottostimata.
Cantine e macelli da cui si ottiene la materia prima per il prosciutto di Parma hanno fermato l'attività e solo per l'aceto balsamico si stimano danni per 15 milioni, mentre ammontano a circa 1 milione le forme di parmigiano reggiano e grana padano rovinate a terra dopo le ultime scosse che hanno provocato ulteriori crolli dalle scaffalature di stagionatura. In queste ore comunque le priorità sono il reperimento dei container pronti ad accogliere le famiglie di agricoltori sfollate con gli animali al seguito e la necessità di approvvigionamento di cibo per nutrire il bestiame. Il terremoto infine ha provocato anche un pericoloso rischio idrogeologico con danni agli impianti idraulici e frane in alcuni alvei che pregiudicheranno il regolare deflusso delle acque. Noi adesso ci fermiamo, una pausa pubblicitaria, tra poco. I nuovi studio con ETG, prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Ancora scossi in Emilia, 17 morti il bilancio, 15.000 sfollati, 3.000 solo a Crevalcore. Il governo decide un rincaro di 2 centesimi dei carburanti per la ricostruzione, il rinvio dei versamenti fiscali per le popolazioni terremotate, lutto nazionale lunedì 4 giugno. Scuole chiuse a Bologna anche domani e venerdì, lo ha deciso il comune per la necessità del massimo rigore, spiega il sindaco Merola, nei controlli e nella tutela dell'incolumità dei bambini e dei lavoratori. Un centinaio di anziani non autosufficienti sfollati da Crevalcore e altre zone terremotate sono stati accolti nella residenza Parco Navile di Bologna. ETG, la testimonianza degli operatori e del sindaco della cittadina. A Bologna città i danni sono limitati, ma crepe e lesioni sono ben visibili di molti edifici. Resta chiuso l'accesso alle chiese di San Petronio, San Pietro, San Francesco e San Luca, inagibili anche alcune sedi di quartieri. Cerimonia del 2 giugno all'insegna della massima sobrietà e senza la consegna di attestati, lo ha deciso il prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia, in serata concerto con raccolta di fondi per i terremotati. Continuiamo a parlare del terremoto perché sono tante le domande che ovviamente sorgono in questi momenti a proposito di questo sisma che ha colpito la nostra regione. Questa mattina, per capirne di più nel corso della nostra rassegna stampa, abbiamo sentito Enzo Boschi dell'Istituto Nazionale, per tanti anni presidente alla guida dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Sentiamo l'intervista di Giuseppe Pilloni. C'è processo di liberazione dell'energia che si è immagazzinata in quelle zone nei decenni, nei secoli passati e che adesso si libera perché la situazione è sostanzialmente diventata instabile. Ecco, adesso che cosa abbiamo sentito dire, che ci potranno essere ancora forti scosse nei prossimi giorni? Lei cosa, qual è il suo... Le cose senz'altro ci saranno, quanto saranno forti non possiamo dirlo. La cosa fondamentale è che la gente sia in una situazione di sicurezza, che non sia messa in situazioni pericolose come in queste fabbriche che chiaramente non sono costruite per sostenere le sollecitazioni sismiche, e affrontare, cominciare ad affrontare con quel che è possibile di tranquillità i problemi che si pongono giorno per giorno. L'Emilia però è sempre stata considerata una zona abbastanza tranquilla sotto questo profilo, invece adesso ci... Sì, l'Emilia è tranquilla rispetto, non so, all'Abruzzo, alla Calabria, alla Sicilia orientale. Lì si possono avere terremoti fino a magnitudo 7, però qui in Emilia, in Romagna, in Emilia-Romagna e in altre parti d'Italia si possono avere terremoti fino a magnitudo 6. In questo senso la consideriamo meno pericolosa, però se gli edifici sono mal costruiti, se... gli edifici antichi, storici, non hanno avuto un'adeguata manutenzione, chiaramente si ha disastro anche con magnitudo 6. Quindi lei dice che con magnitudo 6, con edifici ben costruiti, non sarebbe successo nulla? Anche con magnitudo 7, con edifici ben costruiti, basta guardare come si sono attrezzati e organizzati in Giappone. Cioè è possibile difendersi dai terremoti. Senta, intanto c'è qualcuno che dice ma questi terremoti sono dovuti anche a trivellazioni, a un utilizzo sbagliato del sottosuolo, c'è qualcosa di vero? No, le trivellazioni al massimo, quelle che nella ricerca del petrolio o per altri scopi, arrivano a 1000, 2000, 3000 metri e non è che forniscono energia. Il terremoto va visto come una liberazione di una quantità enorme di energia, quindi non è che un intervento umano di qualunque tipo può fornire l'energia necessaria a creare un terremoto.
Ecco, secondo lei adesso queste scosse di assestamento o no, quanto potranno durare, diciamo, qua in Emilia? Ah, questo te lo so dire, senz'altro dureranno settimane se non mesi. Chiudiamo quest'ampia e doverosa pagina dedicata al terremoto, parliamo del caso Unipol, cade l'accusa di aggiotaggio per Giovanni Consorte, l'ex presidente della compagnia assicuratrice bolognese, nel processo d'appello sulla tentata scalata di Unipol alla BNL. I giudici hanno infatti assolto tutti gli imputati dal reato di aggiotaggio perché il fatto non sussiste, due le condanne per Giovanni Consorte, 1 anno e 7 mesi, e per Ivano Sacchetti, 1 anno e 6 mesi, in primo grado Consorte era stato condannato a 3 anni e 10 mesi. Si è registrata a Bologna una quaterna secca con una giocata da 5 euro, la vincita più alta in Italia, ben 600.000 euro nell'ultima estrazione del gioco del lotto, estrazione in cui sono stati distribuiti premi per oltre 13 milioni di euro, la vincita ottenuta giocando sulla ruota di Firenze e 5 euro sulla quaterna è avvenuta nella ricevitoria di Roberto Cappelletti, via De Nicola 1. Una notizia adesso di servizio che riguarda lo spettacolo comico psichedelico tour dei Soliti Idioti con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio al Teatro Europa Auditorium. A causa di un infortunio occorso a Biggio durante le riprese della nuova serie, anche la data di domenica 13 maggio al TEA è stata rinviata a domani, giovedì 31 maggio. Tutti i biglietti acquistati per lo spettacolo di domenica 13 all'Europa Auditorium sono validi e rimangono in vendita. Gli ultimi biglietti disponibili su circuiti Viva Ticket, Ticket One e nelle prevendite abituali. Ci fermiamo adesso, un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. Nuovi studio con ETG, c'è una notizia che riguarda la nostra programmazione, come ogni mercoledì torna Sotto Casa, il magazine di ETV dedicato al settore immobiliare, alle 23 circa sul canale 10, tema di questa sera la sicurezza e la mobilità in città, il valore immobiliare bolognese, in studio ospiti di Alessia Salvatori, tra gli altri il direttore di Ascom Bologna, il presidente della FIMA, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari, e il presidente di ALAC, Associazione Liberi Amministratori di Condominio. Appuntamento quindi con Sotto Casa questa sera alle 23 circa. Circa come sempre sul canale 10. Era questa l'ultima notizia. Prima di chiudere però, come sempre, rivediamo i principali argomenti del nostro telegiornale. Ancora scossi in Emilia, 17 morti il bilancio, 15.000 sfollati, 3.000 solo a Crevalcore. Il governo decide un rincaro di 2 centesimi dei carburanti per la ricostruzione, il rinvio dei versamenti fiscali per le popolazioni terremotate. Lutto nazionale lunedì 4 giugno. Scuole chiuse a Bologna anche domani e venerdì, lo ha deciso il comune per la necessità del massimo rigore, spiega il sindaco Merola, nei controlli e nella tutela dell'incolumità dei bambini e dei lavoratori. Un centinaio di anziani non autosufficienti sfollati da Crevalcore e altre zone terremotate sono stati accolti nella residenza Parco Navile di Bologna. ETG la testimonianza degli operatori e del sindaco della cittadina. A Bologna città i danni sono limitati, ma crepe e lesioni sono ben visibili in molti edifici. Resta chiuso l'accesso alle chiese di San Petronio, San Pietro, San Francesco e San Luca, inagibili anche alcune sedi di quartieri. Cerimonia del 2 giugno all'insegna della massima sobrietà e senza la consegna di attestati, lo ha deciso il prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia, in serata concerto con la raccolta di fondi per i terremotati. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.